Vi presento il caso di una rinoplastica femminile, una giovane paziente che desiderava avere un profilo rettilineo e due richieste in particolare riguardo la punta. La prima era di avere la punta lievemente più ruotata verso il basso, come vedete nella foto preoperatoria l'angolo naso labiale che presenta è di circa 90 gradi, e una punta lievemente più proiettante, cioè una punta lievemente più in fuori. Questo intervento è stato realizzato con la tecnica chiusa, prima di tutto correggendo il profilo per eliminare il gibo e ottenere un profilo rettilineo come la paziente aveva richiesto. Successivamente la punta è stata ridotta di volume e la rotazione verso l'alto, in questo caso di pochi millimetri, è stata ottenuta con una tecnica con punti di sutura, quindi una tecnica che non altera le cartilagini, non le rovina, non le interrompe ed è quindi una tecnica molto conservativa. Questo è molto importante per la stabilità del risultato a lungo termine e che permette di tranquillizzare i pazienti riguardo a un dubbio che quasi tutti palesano durante la visita preoperatoria, cioè se mi modifica la posizione della punta rimarrà tale nel tempo, non ritornerà verso il basso, non avrò la caduta della punta. Come vedete, questa tecnica che preserva le cartilagini e anzi con le tecniche di sutura fissa le cartilagini della punta al setto nasale, la stabilità a lungo termine è conservata. Infatti le fotografie post operatorie si riferiscono a 3 anni dopo l'intervento e come vedete la punta ha una rotazione, un angolo nasolabiale maggiore di 90 gradi. L'intervento è stato eseguito in anestesia locale con sedazione, invasive surgery e senza l'utilizzo di tamponi.